Ciao ragazzi, qui è Blast, bentornati in questa nuova partita con la nostra serie obiettivi sulla Doom Eleven Go 2 Chronosphere Fiamma. Quest'oggi useremo la squadra proposta da Marco Vernacchio nello scorso video e cercheremo di battere la lampa folgorante qui dell'amichevole Nostalgia da Winterseer. La squadra che utilizzeremo è sempre la nostra squadra 2, ovvero la Doppio Jude, l'ho chiamata io così perché non mi ha detto il nome. Mi raccomando ragazzi, dite anche il nome se volete, a vostra scelta, in quanto c'è sia allenatore che giocatore in campo, ma questa è una cosa che accade molto spesso. Allora, il primo difensore estremo, colui che è una sicurezza per la mia porta, secondo me, Jean-Pierre Lapenne, per gli amici JP, è maxato come statistiche, anche come equipaggiamento e tecniche. Non è messo per niente male, l'armatura è ancora un po' da rivedere perché non è a livelli massimi, però per me è una sicurezza. Seconda posizione per Goldie Lemon, un muro per la mia difesa, in quanto l'ho fatto vedere il modulo un 3-4-3, quindi ci vuole sicuramente un difensore di esperienza che Marco mi ha consigliato, e devo dire che anche lei è messa molto bene. Purtroppo i due difensori a lato e anche più indietro nel modulo sono Nathan, Swift e Jack, entrambi versione adulta, due vecchie glorie della Doom Eleven. Purtroppo, che non ho mai allenato, a Nathan ho voluto mettere però il Mixmas con Thiago, che è davvero molto forte. Thiago è un ex giocatore della nazionale argentina, mi sembra, nei vecchi della Doom Eleven 3. Mentre Jack non ho messo neanche il Mixmas, spero che non faccia casini in difesa. Andiamo col centrocampo, nell'ala sinistra, con Riccardo Di Rigo. Riccardo non è maxato perché non l'ho mai usato, sinceramente. Quando avevo la possibilità di levarlo, lo levavo. Non mi è mai piaciuto come giocatore. Infatti anche le sue statistiche non sono per niente allenate, e le tecniche, né tanto meno. L'armatura è sempre il maestro, Mixmax con Nobunaga Oda. Non ho mai allenato Riccardo, non mi è mai piaciuto come giocatore, ecco, nei giochi, ovviamente. Abbiamo poi Rx, centrocampista per me molto forte, ma che purtroppo non ho mai usato neanche esso, però comunque è maxato al 99. Qua abbiamo uno dei miei gioiellini, ovvero Bailong con Viverna Bianca, l'armatura livello Omega. E guardate le tecniche, sono tutte maxate, sia Drago Dragoniano, Scatanomalo, Uragano Bianco e Zero Magnum, tutte a livello massimo. Ovviamente anche le statistiche e l'equipaggiamento, io ho voluto dare anche dell'equipaggiamento molto buono. Alla sua destra, purtroppo, un giocatore che anch'esso non ho mai allenato, o non più di tanto, ovvero Jordan Greenway. L'ho sempre tenuto come scarto, come tribuna, ed è sempre salito di livello così stando in tribuna. Però l'ha scelto lui, per cui non potevo certo oppormi. Come punta secondaria a sinistra abbiamo Jude Sharp, eccolo qua. Anche Jude non l'ho mai usato, però ho dato il Mixmax ideale con Caleb perché me l'aveva sempre consigliato lui. E alla destra abbiamo Axel Blaze con Mixmax ideale di Kevin, anche se non l'ho mai usato. Però al centro abbiamo il mio giocatore preferito, nonché Victor Blade, che riguardandolo vedo che Impeto Doppio è a livello 4, e mi dispiace perché vorrei portare anch'esso a livello 5. Il Lancelot non è a Omega perché io non so quanti gol ho fatto con l'armatura, o comunque quante volte l'ho evocata e non è mai salita a livello Omega. La panchina è composta da Mark Evans, che spero di non mettere mai, ma uno degli obiettivi è fare gol e ogni gol una sostituzione, quindi purtroppo non dovrò metterlo se voglio fare gol. Destra, molto forte anch'esso, Sahel, Lancer e Yu. Yu è una piccola perla, un piccolo gioiellino che pochi conoscono, spero di farvelo notare in partita. Dunque, cominciamo subito. A differenza dell'Ultra Zeus, questa l'ho già battuta a livello S, però non con questa squadra. Quindi vediamo se riusciamo a fare meglio della scorsa partita, perché la scorsa partita è stata un disastro totale. A livello 68, la lampa folgorante, quindi già secondo me è più fattibile. Vedremo come se la cavano questi giocatori messi assieme. Comincia il calcio d'inizio tra Victor e il nostro Bailong. Palla a Victor. Ora Bailong, ecco qua. Cominciamo subito con uno scatto anomalo e adesso non può fallire, perché non siamo contro l'Ultra Zeus. Eccolo qua, subito scatto anomalo di Bailong. Ecco, dimenticato gli obiettivi. Gli obiettivi bisogna fare due gol con Jude, due gol con Axel e a ogni gol una sostituzione. Allora, già qualcuno ha inserito il Mixmax. Non ho molti Mixmax io, ma lo darei, già che ci sono già ad Axel. Anche se purtroppo lui ha messo portiere, peccato, perché Axel non riuscirà a far gol secondo me. Però con Axel devo riuscire a fare due gol in qualche modo. Si attiva anche lo spirito guerriero. E a questo punto io sono sicuro che lo spirito guerriero va al portiere, per cui io ci proverei, ci provo a dargli su tour ad Axel. E ovviamente Blasi
Usa su tu, guardate che bello che è Axel mi mixmaxato con Kevin, cosa di stupendo. Ci proviamo, anche se non lo so sinceramente, secondo me potremmo farcela, ma vedremo. Partiamo subito con la tormenta di fuoco che ci tengo a farvi vedere perché è veramente una bellissima mossa. Il valore totale 884. Vediamo se il portiere riesce a fare di più. Attenzione, ma no, sei scarso, Blasi. E subito primo gol, primissimo gol di Axel Blaze. È il primo gol della serie perché vi ricordo, ahimè, che la prima partita fu persa 10 per a 0. Dunque, ora che abbiamo fatto gol, dobbiamo fare una sostituzione. Ovviamente non posso cambiare Axel e Jude finché non faccio due gol a testa, però voglio farvi vedere, boh, Sahel lo mettiamo al posto di Irex. Così, a caso. Bene, facciamo questa sostituzione dunque. E si comincia subito, adesso è la palla a Gazelle, ma proverò a rubargliela con Victor, che secondo me dovrei riuscirci. No, non ci sono riuscito, perfetto. Eh sì, purtroppo Victor non l'ho mai allenato nei contrasti, sempre tutto in attacco. Attenzione perché Gazelle l'hanno disturbato, ma Goldi ha fatto un blocco pazzesco. Spirito guerriero, se ne attiva un altro. Vediamo che posso darlo. Vabbè, evochiamo l'armatura di Riccardo. Perché comunque sta lì al centrocampo e Lancelot, esatto. Ok. Sì, sono i miei pensieri per dirvi che posso contrastare questo stupidino qua. Anche un Miximax. Riccardo c'era il Miximax. Mettiamo il Miximax a Riccardo, dato che esatto, sempre lui lo farà. E a questo punto io potrei andare a vedere cosa. Madonna, ma con i capelli biondi è diventato. Che brutto. Comunque Riccardo è veramente troppo bello. Veramente bellissimo, purtroppo io non ho tecniche di attacco e di difesa nei contrasti, lui forse sì, col suo Kick Radace, che roba è? Vediamo, purtroppo sì, purtroppo aveva il suo. Attenzione, perché qua rischiamo di prendere un gol. Attenzione, perché veramente io qua con Nathan non ho niente, qua mi tocca evocare lo spirito guerriero o qualcosa di JP, sì, armatura. Perché altrimenti rischiamo di subire gol e non me la sento, ai ai ai, pure Gazelle. Regina della Nevi livello 4. Questa è una bella sfida. Non lo so, proverei con Mano Insuperabile. Perché comunque è la più forte che ho. Adesso è solo livello 3. Vediamo lui come si comporta. Proiettile glaciale anche con l'extra. Vediamo se riusciamo a fare di più con la Mano Insuperabile. Attenzione, bisogna fare più di 5 di 3. Vai JP, vai JP. Sì, 7-6-7. Grandissimo Jean-Pierre. Bravissimo. Adesso purtroppo mi confondo le divise. Sono molto simile. Io ho quella della Protocollo Omega 3.0 e loro hanno quella della loro squadra, ma è molto simile. Victor, palla ad Axel, deve fare il secondo gol. Dai Axel, attenzione ancora, eccolo qui. Si avvicina alla porta. Prova a ritirare con la sua tormenta di fuoco. Vediamo. 7-9-4 per il totale. Sicuramente dovrebbe essere un gol. Lui non ha tecniche di difesa, non ha tecniche di parata, Blasi. È la seconda volta che non usa le sue tecniche, anche perché con l'armatura costano zero le tecniche. Comunque ragazzi, ho fatto due gol con Axel, lo terrei ancora in campo perché sfruttiamo al massimo le sue statistiche col Miximax e l'armatura. Adesso mettiamo Lancer, dato che prima o poi devo metterlo, al posto di Jordan. Jordan non l'ho mai visto toccare palla ancora in questa partita, purtroppo. E ora dovremo incominciare a fare due gol con Jude. Quindi, ahia, subito un altro Miximax. Ecco, proviamo ecco, questo Miximax. Sahel con Zanark. Viene una cosa bruttissima, perché già Sahel di profilo non è così bello. Con Zanark diventa con i capelli verdi, mi pare. Ecco, infatti, con gli occhi di Zanark. Vabbè. Però a questo punto vediamo un po' se Sahel Zanark riesce contro Gazelle. Trivella infuocata abbiamo di Zanark, ovviamente livello E2Y, quindi il massimo. E anche con l'extra riusciamo a batterlo benissimo. A chi diamo palla? Non lo so. Vai a Victor contro Eric Eagle, vecchia conoscenza, che non ho mai allenato, ma veramente l'ho adorato io Eric Eagle nei primissimi in Azuma Eleven. Vediamo un po'. Ma qui Sahel veramente si sta meritando quella che è la sua partita. Ahia, no, volevo fare il Miximax con Jude, perché dovrei andare a far gol anche lui, anche se è un po' azzardato, perché Jude
non è così forte e ovviamente ho già tre spiriti guerrieri attivi. Perfetto, qua è un fuorigioco, no, boh. Ah, ecco, si è appena arrivato, però è fuori gioco di Victor, lo sapevo. Allora, devo riuscire a prendere palla con Jude, perché devo fare ancora due gol con Jude. E non è così semplice. Tattica speciale. Proviamo con la formazione a guscio contro il suo assalto tonante. Vince la nostra formazione a guscio. La primissima tecnica speciale, tattica speciale di questo gioco che viene data. Vediamo se Jack con effetto talpa riesce a battere. Purtroppo no, perché Jack è troppo scarso a un livello. Mamma mia, ma Goldie Lemon non si riesce manco a far vedere la sua tattica, perché automaticamente prende palla e Jude butta la palla fuori a caso. Perché Jude? Ok, palla Gazelle, vediamo se... ovviamente Jude perde palla, non riusciamo a contrastare. Ma attenzione, perché Victor è riuscito a prendere palla, si è incontrastato verso la porta, ma c'è Thiago. Thiago è troppo forte in difesa, secondo me non riusciamo a batterlo, infatti non ci siamo riusciti. Jean-Pierre perde il suo spirito guerriero, Axel, diamo un po' la palla a Jude e proviamo a... ah, ma che stupido, Jude non ha spiriti guerrieri, Jude ha solamente Miximax. Comunque, diamo lo spirito guerriero a Bailong, dai, perché mi piace, perché è fortissimo con questo spirito guerriero, livello Omega, è il mio giocatore più forte, secondo me. Proviamo un Miximax, a questo punto, di Jude, se è possibile. No, ci sono gli altri giocatori in campo. Cazzo. Purtroppo cosa vuole fare Jude qua? Niente, guarda, faccio un pallonetto. Un pallonetto contro un portiere che ha Miximax e ora anche l'armatura. Vabbè. Ah, ovviamente quando faccio un pallonetto lui usa la mossa, vabbè. Vabbè, meglio così, così spreca un po' di PT, un po' di fatica. Allora, perché Goldie è così? Ma guardate Goldie! Ma perché Goldie è in attacco? Vabbè, dai, ci proviamo con tiro impastato. Goldie veramente è il mio muro difensivo, ragazzi. Consigliatemelo sempre, perché è il mio muro difensivo. Purtroppo, ovviamente, all'attacco non può far chissà che, però... Ci portiamo a casa momentaneamente un 2-0. Purtroppo devo ancora fare i due gol con Jude e non sarà facile, ve lo dico, perché comunque non è così forte Jude. Allora, loro evocano un altro spirito guerriero, questa volta è quello di Gazelle che diventa un'armatura. Vediamo se Goldie, purtroppo Goldie va bene che è forte, ma non so se può competere. Mamma mia, riesce a competere, anzi riesce persino a vincere col suo impasto di Goldie. Qua ho buttato la palla a caso contro un Choi che è tutta la partita che ha ancora questo maledetto spirito guerriero. C'è più che spirito guerriero, c'ha il Miximax che ora si chiama anche lo spirito guerriero. Qua è diventata armatura con Piro Cinesi, però di Sael. Ah no, sua. Attenzione, può essere rischioso. Attenzione perché non ho nulla. C'è Gazelle disturbato verso la porta e devo per forza fare una condivisione PT. Anche se... Boh. Sì, purtroppo non me la posso rischiare. Non posso rischiare di prendere gol adesso. Proviamo con Mano del Colosso. Perché lui sicuramente è dato fa Uragano Bianco, che è la sua mossa preferita di Gazelle. 3-7-6. Vediamo con Mano del Colosso quanto io riesca a fare. Purtroppo ho fatto una mossa un po' azzardata, 6-0-4, non la respingo ma la prendo. Lui, Gazelle, via dalle palle. Allora, devo fare ancora due gol con Jude, riusciamo a farli oppure abbiamo deciso di non farli? Ok, dai, anche Choi perde la sua armatura. Ora diamo il Miximax subito a Jude, che non possiamo. Ma non possiamo perché i Miximax perdurano per tutta la partita, possibile. Allora, ragazzi, non siamo messi per niente bene, perché qua non riesco a contrastare adesso Choi, sto maledetto Choi, e non ce la faccio. Attenzione, perché qua potrebbe essere un pericolo. Pericolo. Secondo voi cosa fa? Ce l'ha una mossa di attacco? Secondo me sì, però io forse con una preda potrei riuscirci. Ma non me la posso rischiare. Vedete. Colpo supremo! Choi impara colpo supremo evoluzione 2. No, per fortuna ho fatto Mano del Colosso, che non è manco assicurato che io riesca a parare, per cui è anche stanco. Per fortuna l'ho parata, ma ragazzi, due gol con Jude non riesco a farlo. Perché purtroppo mi avete consigliato, a vostra insaputa, un giocatore troppo scarso.
tecnica speciale. Perché l'ho fatta? Ho sbagliato. Proviamo il virtuoso, tanto per fare qualcosa a sto punto. Io devo riuscire a dare palla, a fare gol adesso. Devo riuscire a fare gol. Posso? Ce la faccio? Forse? Anche se con Axel va benissimo lo stesso. Proviamo triangolo ZZ, boh, la sua mossa più forte, non vi ripeto, Axel non l'ho mai usato. 5-0-2 contro Mao di luce doppia, ma come ti permetti di imitare il grande Mark Evans? Purtroppo però lo imita bene, perché 7-3-5 va a battere. Allora, ragazzi, perché devo fare gol? Perché devo aspettare la pausa in modo da levare i giocatori col Miximax. Oddio mio, ragazzi, questa partita è complicata, complicatissima, perché adesso io qua ce l'ho. Allora, purtroppo però, ragazzi, potrei provare a mettere armatura JP. Mamma mia, ma che partita. Purtroppo sembra di no, sembra una scusa, però quando si commenta una partita è più difficile, secondo me. Qua dubito, non so se ce la faccio. Come superabile il livello 3? E dire, no, ma questo è un gol. Gol preso, ragazzi, 2-1. Il problema è che Jude è troppo scarso, non riuscivo a fare gol con Jude, questo è il mio problema. Sarà anche io che non so più giocare, boh, ma non penso. Il mio problema è, ho di nuovo sbagliato, perché dovevo sostituire. Il problema è di non aver calcolato bene i mix max, perché non li calcolo mai sinceramente i mix max, perché non mi interessa. Però qua con Jude è quasi per forza devo calcolarli. Adesso buttiamo la palla fuori. Così io posso fare menu, schema, cambio un po' la squadra, ovvero Sahel, ci metto Yu, che non te lo faccio vedere, e ora dovrei avere un posto di Miximax vuoto, anche se in 15 minuti fare gol con Jude la vedo complicata. Purtroppo non posso farvi vedere il Miximax di Yu con Virgo, che secondo me è molto forte. Spirito guerriero, ho fatto male a non dare lo spirito guerriero a Jude, purtroppo, perché era importante, purtroppo... Almeno di quelli degli obiettivi devo dare lo spirito guerriero. Però se non me l'avete detto voi, io purtroppo non me lo posso sognare, ecco. Oh, dai, allora. Proviamo adesso a fare Miximax, Jude, Caleb. Vediamo di fare almeno un gol. Almeno provarci, a fare un tiro. Perché comunque livello 46 la vedo dura. Fare un gol con un livello 46. JP perde la sua armatura. Dai, palle. Tocca fare così. E vince la mia grande illusione. Tra l'altro è bellissimo un Jude X Caleb. Però qual è il problema? Che adesso io ce l'ho. Sto cazzo micidiale, ma non riuscirò mai a fare gol. Non ci riuscirò mai. Ci abbiamo provato, però Jude è veramente troppo, troppo scarso, Jude. Purtroppo nel prossimo video vi farò vedere magari la mia squadra. Infatti non ho fatto gol. Quindi la domani vengo a 2 Chronostones, perché veramente non ci sono cose che tengono. Dove è finito Yu? Il mio giocatore, uno dei miei giocatori preferiti. Boh, eccolo qua. Volevo far rivedere Yu, ma non so se ce la faccio. Palle. Toccate fuga in una. Beh, due gol con Axel sono riusciti a farli. Eccolo qua Yu. Vediamo subito come si destreggia. Per me è un giocatore molto forte, Juve, che vi consiglio. Infatti ho visto già in una squadra che andrò a fare la prossima volta di provarlo. Però non posso fare sempre mosse di attacco e di difesa. Volevo provare un tiro, La partita è andata tutto male. Ho vinto, direi che ho vinto 2-1. Però veramente ho bisogno che voi mi date dei consigli delle buone squadre, ok? Perché dovete immaginarmelo un po' là. Adesso vi ripeto, vi farò un video sulla mia squadra. Però dovete fare, cioè, anche lo schema, secondo me non è azzardatissimo, perché mettere tre soli difensori, tra l'altro scegliendoli voi, quindi non sapete se questi tre difensori per me sono forti o meno nella mia squadra, è un po' azzardato. Perché piuttosto mettere quattro difensori e anche cinque centrocampisti fa solo confusione al centro del campo. Cioè, Axel che non prende quasi mai palla, perché comunque sono tre attaccanti messi in questo modo, per cui... Purtroppo la partita, ragazzi, finisce 2-1 con molto, molto rammarico, con molti errori. Ci portiamo a casa la vittoria, ma non sono per niente soddisfatto, perché mi aspettavo una prestazione migliore.
soprattutto da Jude, che infatti sale anche tipo di quanti livelli? 1, 2, per cui vedete che ancora, vedete i livelli, sono i livelli. Purtroppo non potevo fare di più, non potevo fare di più. Comunque ragazzi, spero che la partita vi sia piaciuta, il mio commento anche, soprattutto ragazzi, consigliatemi delle squadre per voi preferite e la sua avversaria da battere, consigliatemi schemi, tattiche, tutto quello che volete, i mix, i max, spiriti guerrieri qui sotto. Ci vediamo al prossimo video che potrebbe essere la mia squadra, se non domani vengo 2 Chrono Stones, così per rendervi conto di come sono messo con tutti i giocatori. Ciao ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima.